A Hollywood l'amore non esiste e anche una delle ultime coppie felici del mondo del cinema ha gettato la spugna. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si sono lasciati. A 13 anni esatti dal loro matrimonio milionario, i due attori stanno preparando armi e bagagli per tornarsene ognuno sulla sua strada. Ma prima però ci sono alcuni impegni da rispettare. I due ex piccioncini saranno insieme per l'ultima volta sul tappeto rosso agli Emmy Awards il prossimo settembre. E dire che il loro amore non era incominciato esattamente con il piede giusto. Insieme ai fiori d'arancio, Michael e Catherine si erano trovati anche un contratto firmato dai rispettivi agenti. L'accordo prevedeva una multa da 5 milioni di dollari in caso di tradimento di Douglas e 1,6 milioni di dollari alla Jones per ogni anno di convivenza. Ah, quando si dice l'amore! E però prima di lasciarsi arrivare all'ultimo bacio, i due devono ancora sbrigare alcune faccende. Primo, la proprietà dell'immensa villa di Beverly Hills che i due hanno acquistato nel 2007. Secondo, un conto cointestato da 300 milioni di dollari. Ah, se tutti i divorzi andassero a finire così,